Fa un altro passo e la ragazza è spacciata. La crisi dello scrittore. All'attacco! Ai, che dolore! Allarme, allarme, allarme! Oh! Uomo tigre, pensavi davvero di poterci sfuggire? Incredibile, tutte le volte che arrivi sul più bello di una storia, quella finisce. Questo è il fumetto che preferisco. Non vedo l'ora di sapere cosa succederà nel prossimo numero. Ormai gli uomini incappucciati l'hanno accerchiato. Chissà come farà a scappare. Non ne ho la più pallida idea. Stavolta non ce la farà e purtroppo dovrà arrendersi ai cattivi. Non credo proprio. Che senso avrebbe un fumetto se perde l'eroico protagonista? Scommetto che alla fine escogiterà un piano geniale. Lasciami pensare un po'. Che idea! Potremmo chiederlo all'autore, ti va? Ci siamo! Questa dovrebbe essere la sua casa. Permesso, c'è nessuno? Forse è qui. Dove pensate di andare? Non tocca a voi! Oh? L'autore sta scrivendo L'Uomo Tigre e quando finisce deve parlare con me, sono l'editore. L'Uomo Tigre, perfetto! Vorremmo sapere che succederà nel prossimo numero. Lei sa già come andrà a finire. Mi dispiace, ma non lo so proprio. Mi scusi, ha finito con il fumetto? No, non mi vengono le idee. Ma quanto ci vuole ancora? L'Uomo Tigre è in trappola e non riesco a immaginare come potrà riuscire a scappare e a salvarsi. Ma non è possibile, non poteva pensarci prima di scrivere il numero precedente? Se non mi avesse fatto pressione quando scrissi quel numero, ora saprei cosa disegnare. Non cerchi di far ricadere la colpa sugli altri, è lei. Sembra che neanche lui sappia come andrà a finire. Caspita, ora che so che nemmeno l'autore ha idea di come andrà a finire, sono ancora più curioso. Sì, concordo perfettamente. Ma lo devo scoprire. Aspetta, ho un'idea. A volte sono davvero uno sciocco, ma perché non ci ho pensato prima? Senti, mi vuoi spiegare cosa hai in mente? Andremo al mese prossimo con la macchina del tempo! Evviva, non vedo l'ora di leggere il nuovo fumetto! Ecco il numero che cerchiamo. Sì, è questo. Gira la pagina. Ma che cosa vuole? Sono occupato. Ma stiamo leggendo. Rispondilo! Niente da fare, siamo riusciti a leggerne solo metà. Non ti lamentare, pensa positivo. Metà del nuovo fumetto è sempre meglio di niente. Hai ragione, e poi siamo i soli a sapere in anteprima metà della storia. Dimmi, Suneo, hai idea di come andrà a finire la vicenda dell'uomo tigre? No, proprio non me lo immagino, però vorrei saperlo. Ah sì, anch'io non vedo l'ora di leggere il numero del mese prossimo. Ciao ragazzi, se volete vi dico io cosa succederà all'uomo tigre. Certo, perché tu sai qualcosa. Aspetta, Nobita, non puoi dirlo a tutti e poi non lo sai come finirà. Ah, non ti preoccupare. Io so cosa succederà nel prossimo numero. Lo sai veramente o è uno dei tuoi scherzi? No, lo so davvero. E che aspetti? Raccontaci tutto! Allora, si può sapere che cosa succederà all'uomo tigre? E va bene, visto che insistete tanto, ve lo dirò. Conosci la storia solo a metà. Gian si arrabbierà quando non gli saprai dire come va a finire. La storia diventa ancora più avventurosa! Più avventurosa? Si scopre che l'uomo tigre ha un fratello più piccolo, l'uomo giaguaro. Non credevo che l'uomo tigre avesse un fratello. Caspita, non l'avrei immaginato neppure io. E allora? Beh, l'uomo giaguaro arriva e salva l'uomo tigre. Sente che il fratello è in pericolo ed entra nel quartier generale degli uomini incappucciati. Bene, e dopo cosa fa? Continua, che succede dopo che è entrato? Ah, sì, dopo che è entrato succede che lui... Ma io ti avevo messo in guardia. Dai, Nobita, vai avanti. C'è l'uomo giaguaro che entra e dopo... Lui dopo è entrato, insomma, è un segreto. Cosa? Aspetta, per favore, non dire niente. Sbaglio, quello era l'autore dell'uomo tigre? Sì, cosa vorrà da Nobita?
Voglio sapere che succede dopo che l'uomo giaguaro è entrato lì dentro. Ma dillo solo a me. Ma io... Non farti pregare, ho davvero bisogno di saperlo. No, è che io non lo so proprio cosa succede dopo. No, scommetto che lo sai. Glielo giuro, io non lo fare so. Fare così! Aspetta! Non puoi dirmi solo metà della storia, devo conoscere la fine! Scusi, Ifon, lei, l'autore del fumetto, dovrebbe saperlo, come va a finire? No, e lasci aspetta, stare! Fermati, voglio parlarti! Te l'ho chiesto perché non riesco ad andare avanti, aiutami tu! Ja, smetta, lasci stare Nobita e si dia una calmata! Ah, lei è qui! Si può sapere perché se n'è andato in quel modo? Beh, avevo bisogno di fare due passi e di cambiare aria. Se non si sbriga, non faremo in tempo ad andare in stampa. Sentito cosa ha detto? Se non mi dici come va a finire, non possiamo andare in stampa, ti prego! Le ripeto che non lo so, io ho letto solo metà della storia nuova. Ne hai letto solo la metà? Se avessi avuto i soldi, l'avrei comprato e l'avrei letto tutto. Anche tu sei curioso di sapere come va a finire? Beh, a dire il vero sì. Se non sbaglio, il fumetto dovrebbe costare 350 yen. Grazie. Torniamo subito. Dobbiamo stare attenti per evitare di farci cacciare un'altra volta. I libri si comprano! Scusi! Ok, andiamo. Buongiorno, signore. Ancora voi, ma che faccia tosta! Vi ho detto che per leggere i fumetti dovete comprarli! Sì, l'abbiamo capito. Abbiamo portato i soldi e siamo qui per comprare un fumetto. Grazie, a presto. Ce l'abbiamo. Oh, bene, vi aspettavo. Vuole essere così gentile da accomodarsi un momento fuori? Sì, sì, come vuole, ma per favore faccia in fretta. Ecco il suo fumetto. Vediamo, ma questo è il numero del mese prossimo. Come fai ad averlo se non è ancora uscito? Ah, lasciamo perdere, ora non c'è tempo per le domande. Voglio vedere come fa l'uomo tigre a salvarsi dagli uomini che l'hanno accerchiato. Ah, e così aveva un fratello minore. Certo, è una buona idea, bene. Oh! Uomo giaguaro, ti illudi se credi di poter scappare. Stavolta sei spacciato. Non ci posso credere, l'uomo tigre si salva, ma gli uomini incappucciati fanno fuori suo fratello. Con un colpo di scena così e non so più come continuare la storia. Non si deve arrabbiare, noi non c'entriamo niente. Dovrò farmi venire in mente un'altra idea per il numero dopo il prossimo. Ci vuole molta fantasia per scrivere fumetti. L'autore ha fatto una grandissima sciocchezza. Oh, che cosa sto dicendo? L'autore sono io. Mi scusi, è pronto il fumetto? Beh, non ho scelta, dovrò copiare tutta la storia. Deve terminare anche il fumetto, Saltarello. E poi tocca a Sfortunello. Contiamo tutti su di lei, stiamo aspettando. Andatevi subito a comprare tutti i giornalini di fumetti del mese prossimo. Cosa? Tutti i giornalini di fumetti del mese prossimo? Certo che è un autore strano. Già. Abbiamo i fumetti del mese prossimo. Che succede? Perché ha quella faccia? Ho un terribile mal di testa e non posso continuare a lavorare. Già che ci siete, fatemi un altro favore. Copiate tutti i fumetti al posto mio. Cosa? Questo poi! Come procede? Ha finito? Che sono quasi, aspetti ancora un paio di minuti. Ascolta, Doraemon, per quale motivo dobbiamo fare tutto il lavoro al posto suo? Non lo so, ma non fare domande. Se continui a parlare non finiamo più. Uffa.